Il film italiano da salvare di cui vi parlo oggi si ricollega a un film di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Se vi ricordate, raccontammo in questa serie di video sui film da salvare della rete degli spettatori di Luci del Varietà, l'esordio al cinema di, come nel lungometraggio di Federico Fellini assieme ad Alberto Lattuada. E il film di questa settimana si lega in un certo senso a quell'idea di spettacolo, di avanspettacolo, di varietà appunto. Oggi parliamo di Carosello Napoletano, che è un film del 1954 di Ettore Giannini e che è un film unico nel panorama italiano dell'epoca e che, se non è ancora unico oggi, sicuramente è un esempio raro, rarissimo, perché è quello che potremmo definire un vero e proprio musical, proprio nell'idea americana del film. Il film viene raccontato, quindi in tutti i manuali di storia, è tramandato come film rivista, perché di fatto si lega all'idea tradizionale di rivista, che è molto differente da quella del musical americano, ed è tratto da un spettacolo teatrale a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, di grandissimo successo, appunto Carosello Napoletano, diretto dallo stesso Giannini, che rivisitava la storia di Napoli attraverso le sue canzoni, ed è quindi una cornice che poi ha fatto storia, perché molte città italiane useranno questa cornice, per raccontare la propria storia attraverso le canzoni. Il filo conduttore è quello di, appunto, di un cantastorie, di una famiglia di cantastorie, il capofamiglia interpretato da Paolo Stoppa, che gira intorno a Napoli alla ricerca di una casa in cui abitare, sono dei senza tetto, e mentre chiedono ospitalità a tante persone, tutti poveri ovviamente, in giro per Napoli, allieta i passanti cantando e mettendo in scena delle storie legate a quelle canzoni legate alla storia di Napoli. Però la messa in scena travalica quella del film rivista. Se il film rivista è fatto di quadri teatrali che si succedono uno all'altro, qui invece il confine tra realtà, immaginazione, rappresentazione e pura messa in scena cinematografica si sfuma, è senza soluzione di continuità. Non riusciamo mai a capire bene se siamo in un teatro, se siamo in un sogno, se siamo in quell'altra forma di realtà che è il cinema. Ed è per questo uno dei motivi per cui questo Carosello Napoletano può essere raccontato come il primo musical della storia del cinema italiano. Uno dei motivi poi anche perché è stato selezionato tra i film da salvare, e quindi uno dei motivi per cui ve ne sto parlando, non è semplicemente questo dato storico, cioè essere il primo musical, è forse uno dei pochissimi veri e propri musical italiani. Ma perché come dire, si introduce con questo film un filone, che però prenderà dei modi molto differenti, che è quello di utilizzare le canzoni e i cantanti come grimaldello, come modo per raccontare la storia. Ed è un filone pienamente degli anni 50 che poi diventerà il musicarello negli anni 60, ma che non ha mai raggiunto questo tipo di grandiosità, di ambizione realizzativa. È un vero e proprio musical, proprio perché le canzoni non devono accompagnare un momento, non è una commedia musicale in cui c'è la storia, si interrompe la storia e poi c'è la canzone, che approfondisce magari dei temi della storia, che dice quello che i personaggi non dicono. Qui la musica, le canzoni, i balletti, le coreografie, le scenografie in funzione della musica sono il film stesso, lo trasportano da una parte all'altra della storia di Napoli e della storia anche poi in realtà dello spettacolo italiano. Trascinano lo spettatore in quel mondo di mezzo tra sogno e realtà, che è proprio del musical, non capire mai quando è il personaggio che sta immaginando o quando è la realtà che ha preso un'altra forma, diventa surrealtà attraverso la musica, attraverso il musical. E lo fa appunto in una maniera estremamente sontuosa, sfarzosa, in grado di competere con i musical degli anni 50, con l'Americana a Parigi di Minnelli, con le grandi produzioni MGM della Metro-Goldwyn-Mayer, che era una produzione veramente leader nel musical.
In questo caso l'esperimento avrà molto successo, ma rimase unico, proprio perché così diverso dai canoni della cultura italiana, anche rispetto al cinema musicale, che saranno i film opera di Carmine Gallone, per esempio, oppure, come detto, i Musicarelli. In questo caso, però, è straordinario come Giannini riesca non a imitare la forma musical, ma a conoscerla, a capirla e a farla entrare dentro la cultura italiana. Perché in un film con questa potenza cromatica, con queste scene, con questo puro astrattismo della gioia dell'immagine, c'è sempre un sottofondo, sottofondo acre, anche doloroso. Attraverso, come dire, c'è qualcosa che attraversa questo film ed è un senso di morte costante, che è la povertà della povera gente, che è il bisogno di una casa, il bisogno di mangiare, la fame, ma anche la morte violenta, la guerra, i fatti di cronaca, i delitti passionali che in queste canzoni sono raccontati. Questo senso di morte, di disperazione, di paura di non essere più al mondo, attraversa il film, lo sporca continuamente, come dire, ne sporca questa potenza visiva e visionaria. E come dire, lo costringe a terra, costringe lo spettatore a fare i conti con le radici della nostra cultura, anche della cultura più spensierata, no? Che è quella meridionale, che è quella partenopea. Quel fondo lì di dolore e di disperazione ha sempre posto, sempre casa. E la cosa più bella del film è proprio che si usa il cinema, quindi l'inganno dell'arte, il piacere di essere ingannati attraverso il cinema, il teatro, la musica, per esorcizzare, se non per sconfiggerla, la morte, la fame, per scendere a patti con essa. E appunto lo fa con un tripudio di trovate puramente cinematografiche che nascono da teatro ma diventano puro cinema proprio per l'uso del montaggio, per l'uso delle transizioni da una scena all'altra, che rende questo carosello napoletano pienamente degno di essere salvato, ricordato e rivisto. Ce n'è una bella edizione restaurata su Rai Play, sotto ovviamente vi metto il link, ma anche nelle versioni DVD, nelle versioni home video, Blu-ray, che possono dare questa potenza visiva che a me personalmente, spero di non essere preso per pazzo, ha fatto pensare ad alcuni momenti ai film Balletto di Powell e Pressburger. Soprattutto nella sequenza di Pulcinella, che è interpretato da un grande coreografo russo, Leonid Massin, ricorda Scarpette Rosse, la morte in scena di Pulcinella come la morte in scena di Sibella in Scarpette Rosse. Spero di, come dire, che questo video vi abbia fatto venire voglia di vedere o di rivedere il film. Noi ci vediamo per i prossimi video, nelle prossime settimane. Ciao a tutti.